GF VIP7, Daniele Dal Moro fa delle relative a Temptation Island, intervengono gli autori. È andata in onda ieri sera una nuova puntata del Grande Fratello VIP, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha visto l'eliminazione di uno dei pezzi da 90 di questa edizione. Ovvero Antonino Spinalbese. L'airstylist ha stupito tutti una volta arrivato nello studio di Cinecittà. L'ex vippone ha infatti baciato Ginevra Lamborghini. È l'inizio di un nuovo amore. E a proposito di amori. Corso della diretta riflettori puntati anche su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due stanno vivendo la loro relazione fra alti e bassi. L'ex tronista di Uomini e Donne nella notte è stato protagonista anche di una romanzina da parte degli autori. Il vippone infatti ha iniziato a parlare con Antonella Fiordelisi della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi e di Temptation Island. Ecco quanto ha raccontato alla sua ex, come riportato da Beach It. Gli autori hanno subito richiamato Daniele Dal Moro invitandolo a non parlare nella casa del GF VIP7 e di altri programmi televisivi. Nici un curcubeu, daci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.